Dopo la storica missione Rosetta che ci ha portato a tu per tu con una cometa, siamo pronti a rivivere le stesse emozioni con Osiris Rex, che arriverà nei pressi di un asteroide. 10-19-55 Bennu è un asteroide Apollo del Sistema Solare, è stato scoperto l'11 settembre del 1999 nell'ambito del programma LINEAR. Le sue caratteristiche ne permettono la classificazione tra gli asteroidi carbonacei di tipo B. Inizialmente identificato con la designazione provvisoria 1999 RK-36, nell'aprile 2013, a seguito della scelta di porlo come obiettivo della missione Osiris, ha ricevuto la denominazione definitiva con riferimento all'omonima divinità minore egizia. Bennu è un oggetto facilmente raggiungibile su un'orbita non inclinata rispetto al nostro pianeta, con un diametro di circa 500 metri. Queste caratteristiche hanno fatto di questo asteroide un bersaglio ingegneristicamente sicuro e scientificamente interessante. La missione Osiris-Rex, della durata complessiva di 7 anni, è nata in casa NASA, seguita principalmente dalla University of Arizona e gestita dal Goddard Center, e a cui ha lavorato anche l'Agenzia Spaziale Canadese. Nel progetto ci sono dei co-investigator di altri paesi, tra cui tre italiani dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Elisabetta Dotto, John Robert Brucato e Maurizio Paiola. Osiris-Rex è partita a bordo di un vettore Atlas V dalla base di Cape Canaveral in Florida, quando in Italia erano le 1:05 del 9 settembre 2016. In comune con Rosetta, la missione Osiris-Rex ha lo studio della superficie di un corpo celeste che ha visto nascere il Sistema Solare ed è sopravvissuto fino ad oggi. Questa volta però non ci sarà nessun atterraggio come fu per il lander File. Osiris-Rex si avvicinerà a Bennu il 3 dicembre, quando in Italia saranno le 18 circa, per poi seguirlo nella sua orbita per un periodo di 2 anni e quindi avvicinarsi alla superficie del corpo celeste per prelevarne attraverso un braccio robotico un campione incontaminato di regolite carbonacea di almeno 60 grammi. Per capire dove è più opportuno cercare, la NASA si è affidata all'italiano Paiola, già membro del collaudato team di Rosetta. Il progetto di Paiola, supportato dall'Agenzia Spaziale Italiana, quantificherà la distribuzione superficiale e la densità di massi e sassi su tutta la superficie dell'oggetto, per poi aiutare la selezione di siti adatti al campionamento, che dovrebbe avere un'entità compresa tra i 60 grammi e 2 kg di materiale, da far tornare poi sulla Terra entro il 2023. È lo stesso Paiola a spiegarci come avverrà il prelievo dal suolo dell'asteroide. C'è un braccio che è circa lungo 3 metri e mezzo, che viene esteso dallo spacecraft stesso, viene allungato, è proprio come un braccio umano, quindi viene allungato questo braccio e diciamo sulla parte che entrerà in contatto con Bennu c'è una sorta di piccola aspirapolvere, è un cerchio di diametro circa 30 cm. Sul braccio è presente del gas ad alta pressione, quindi una volta che questo cerchio con un certo diametro, una certa sezione, viene da toccare la superficie stessa, viene sparato del gas in quei pochissimi secondi, il gas fa sì che ci sia una turbolenza interna, la polvere viene alzata e poi viene a infilarsi in tutta una struttura interna di questo cerchio che viene appoggiato. Quindi in questa manovra di touch and go, poi il braccio si allontanerà, lo spacecraft osserverà se c'è un quantitativo sufficiente di grani, di polvere, di piccoli sassetti, diciamo, all'interno di questa struttura, e solo dopo averlo validato allora verrà inserito nella capsula sulla testa e poi verrà chiuso e si riallontanerà per andare sulla Terra, appunto. Al termine della manovra la sonda inizierà il suo viaggio di ritorno verso la Terra, che raggiungerà il 24 settembre del 2023. Nella fase di avvicinamento al nostro pianeta la sonda rilascerà una capsula contenente il campione raccolto, che atterrerà nel deserto dello Utah. Una volta a terra, il campione sarà trasportato al NASA Johnson Space Center per essere preservato e per le future analisi dei suoi costituenti, della loro distribuzione e della sua storia. Dopo la missione, Rosetta prosegue quindi la ricerca sugli asteroidi. Con Osiris-Rex si punta a mappare le proprietà globali, chimiche e mineralogiche di un asteroide carbonaceo primordiale, per caratterizzare la sua storia geologica e dinamica, ma anche misurare l'effetto YORP di un asteroide potenzialmente pericoloso e individuarne le proprietà che contribuiscono a tale effetto.
Benno infatti è considerato potenzialmente pericoloso perché secondo le stime che aveva elaborato l'astronomo italiano Andrea Milani dell'Università di Pisa, scomparso pochi giorni fa, ha una possibilità su 2700 di colpire la Terra nei prossimi 200 anni. La NASA, come per la missione InSight della scorsa settimana, ha organizzato una diretta per seguire tutte le fasi di avvicinamento di Osiris Rex a Bennu.